Francesco Acquaroli governa una regione da recente, come del resto il suo collega Gianni, che invece non ha accettato la retrocessione da giallo ad arancione e pochi giorni fa sul resto del Carlino diceva è stata adottata una scelta schizofrenica per le Marche. La domanda che le rivolgo è la stessa del suo collega, ma i dati sono in vostro possesso, li dovete governare voi, come si fa a dire che schizofrenico è un algoritmo che tutti apprezzano proprio per l'oggettività del risultato che fornisce? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Il schizofrenico perché noi abbiamo il dato dell'RT settimanale che ci viene trasmesso. La settimana antecedente alla scorsa il nostro RT, che appunto l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno trasmesso, era un RT intorno ad 1,01. Questo RT determina un andamento stabile dell'epidemia nella nostra regione. Poi la settimana successiva, e quindi noi ci siamo basati su un dato che ci era stato trasmesso, calcolato sui risultati che noi abbiamo trasmesso all'Istituto Superiore di Sanità. Poi invece questa settimana, venerdì scorso, il dato che ci è arrivato era di un indice RT, di un indice R con T di 1,55, quindi cambia completamente lo scenario. Ecco, io certo. Dico semplicemente che sarebbe importante vedere il dato nella sua evoluzione complessiva e non settimana certo. per settimana, allora. Perché altrimenti passiamo da una settimana dove tutto sembra andare in una determinata maniera, smentito certo. dalla settimana dopo. Allora, vi voglio... E anche la comunicazione nei confronti dei cittadini, degli operatori economici, è una comunicazione certo. che diventa difficile. Allora, io mi credo metto che proprio il confronto sia un elemento dovuto tra le istituzioni regionali e le istituzioni Chiaro. Nazionali, anche perché tutti Presidenti, abbiamo lo stesso obiettivo. Mi metto...